Articolo di Luca Tanesco su Philosophy in Everyday Life. Oli essenziali e tarocchi, le relazioni curative fra natura e archetipi. Lo scorso gennaio ho avuto l'onore di accompagnare la dottoressa Emanuela Grazian in un percorso proposto dalla Scuola del Sintomo Dalet, con cui collaboro ormai da qualche anno. Emanuela è una professionista in tema di oli essenziali e acque aromatiche, argomenti su cui verterà l'intero corso. Il mio ruolo si è delineato in modo inaspettato e repentino, in quanto sono stato chiamato per ricoprire un posto vacante. Anche se il lavoro nel campo dei corsi di formazione non mi ero mai trovato ad affrontare tematiche legate alla cura e alla responsabilità della propria persona. La richiesta era quella di ampliare i temi proposti da Emanuela, dando la mia esperienza nel campo degli arcani maggiori, declinati nel complesso linguaggio delle leggi biologiche. Quando l'amico e fondatore della scuola, Matteo Penzo, mi propose di prendere parte a questa esperienza, non ho esitato a dire sì. Non avevo molto tempo per prepararmi e non sapevo minimamente cosa aspettarmi, e forse è proprio per questo che la sorpresa è stata così grande e gioiosa. Mi sono sentito subito a mio agio, anche grazie all'accoglienza affettuosa di Emanuela, una compagna perfetta, rassicurante, con la quale ho sviluppato una bellissima amicizia che si arricchisce di giorno in giorno. Tuttavia, il poco tempo a disposizione non ci ha permesso di dare al percorso una logica degna di questo nome. Pertanto ci siamo trovati quasi ad improvvisare come degli attori su di un palco. Eppure il risultato è stato incredibile. A me piace usare il termine magia perché non credo che ce ne siano altri che possano esprimere in modo migliore la sensazione che ho provato. Quest'anno io ed Emanuela riproporremo questo percorso in modo più strutturato, dando uno scheletro all'intera esperienza. Rischieremo di perdere un po' di quella naturalezza che ha definito l'esperienza passata? Non importa, vale la pena provare. Tengo a precisare che il percorso verte intorno al tema degli oli essenziali e che tutto ciò che è proposto da me è collaterale alla linea principale. Con questo non intendo dire che sia meno importante, piuttosto che ciò che vado a proporre serve a dare colore e struttura a quanto proposto da Emanuela. Sono due metà che si completano come ogni forma esistente su questo pianeta. Cielo e terra, maschile e femminile, testa e croce di una moneta. Le leggi biologiche sono ovviamente una condizione imprescindibile. Esse rappresentano la kundalini dell'intera esistenza e il linguaggio della natura declinato nei nostri modi di reagire agli eventi della vita. È ovvio che in un percorso che prevede anche uno sguardo verso l'aspetto terapeutico delle piante sia necessario avere una conoscenza di base delle cinque leggi biologiche. Chiaramente non sarà il tema principale, come ho già anticipato, ma nel momento in cui Emanuela citerà un tessuto, un foglietto embrionale, un organo oppure uno dei quattro cervelli di cui siamo dotati, è necessario che il discente abbia una minima conoscenza di ciò di cui si parla. Il mio compito sarà pertanto quello di fornire un bignami dell'immenso mondo della nuova medicina, tenendo ben presente quanto sia difficile proporre un aperitivo. Ho scritto interi articoli su singoli organi, tessuti, costellazioni schizofreniche, eccetera, e ora mi ritrovo a trattare un insieme di sottoargomenti in pochi minuti di tempo. Per chi volesse ampliare la conoscenza delle leggi biologiche, il mio consiglio è quello di partecipare al corso di biologia umana, ideato da Matteo Penzo, che si struttura in 8 weekend a partire da settembre e che mette a disposizione un corpo di studio molto più approfondito e dettagliato che, se incarnato e fatto proprio, permette di aggiungere al proprio campo di esperienze una visione della vita inedita e senza paragoni rispetto a qualsiasi altro percorso di crescita personale. Il tutto facendo esperienza diretta della materia centro esistenziale a noi più accessibile.
Sul tema dei tarocchi abbiamo invece deciso di fare un gioco. Vi capita mai di giocare a briscola o a 3-7? Ebbene, in quei momenti forse non siete a conoscenza del fatto che state utilizzando i cosiddetti arcani minori, o perlomeno una parte di essi. I quattro semi che tutti conosciamo, spade, denari, coppe e bastoni, pertanto portano con sé molteplici antichi significati. Perché non approcciare l'argomento quindi con una modalità di gioco? E cosa cambia nell'utilizzare i tarocchi per scopi ricreativi rispetto a comprenderne i significati reconditi? Assolutamente nulla. Per alcune tradizioni filosofiche, il concetto di gioco equivale anche a quello di guerra. Una guerra intesa come il desiderio di raggiungere un obiettivo, che può essere la conquista di un continente, giocando a risico, come sperimentare il 9 dell'eremita nella propria quotidianità. Una guerra intesa come un mettersi in gioco nel vero senso della parola, identificarsi in quella pedina che deve raggiungere una casella precisa sul tabellone di gioco. In tutta onestà, credo che il miglior modo per cominciare ad addentrarsi in questi argomenti, che di primo impatto possono sembrare totalmente irraggiungibili, sia proprio questo. Cosa ci sarà mai di scientifico nella posizione delle gambe dell'imperatore o nella presenza di un crostaceo nella carta della luna? Sono domande lecite e plausibili, soprattutto per chi studia leggi biologiche come me. Vi dirò la verità al riguardo. Non ho una risposta precisa da dare e nemmeno interesse a ricercarla, perché credo che la cosa più importante nell'approccio al mondo dell'esoterismo sia lasciarsi andare alla sfera del sentire e mettere da parte per un attimo la coscienza razionale. Tutto ciò di cui si parlerà sarà il frutto di una serie di speculazioni che nel corso dei secoli si sono accavallate. Cosa c'è di vero e cosa di falso? Ovviamente è impossibile dirlo, per questo è importante porre l'attenzione a ciò che sollecita la propria sensibilità. Proprio ciò che è accaduto a me quando ho cominciato a studiare i tarocchi e la mappa dei talenti. Come qualsiasi altra cosa, tutto va sperimentato e se sentite anche una minima vibrazione alla sola osservazione di una carta, significa che lì c'è qualcosa per voi. Le fonti da cui traggo ispirazione sono svariate e molte di queste sono già state riportate in alcuni dei miei articoli precedenti. Ho dedicato degli scritti ad alcuni arcani specifici, quelli a cui ero più legato in quello specifico momento della mia vita. Il mio primo approccio al mondo degli arcani maggiori è avvenuto proprio durante il corso di psicobiogenealogia che ho frequentato qualche anno fa presso Dalet, dove l'ispirazione principale proviene dal pensiero di Alejandro Jodorowsky. Nel corso del tempo, mosso dalla curiosità, mi sono inoltrato verso nuove strade che mi hanno fatto conoscere nuovi corpi di studio, fra i quali la Kabbalah mistica. Ci sono moltissime correnti di pensiero sull'origine della simbologia veicolata dai tarocchi ed è importante fare una distinzione tra l'oggetto, la carta, e il messaggio in esso contenuto. Il tarocco nasce più o meno a cavallo fra i secoli XIV e XV nell'Italia settentrionale e a quanto pare si sarebbe diffuso successivamente in tutto il resto dell'Europa. Il mazzo tradizionale comprende 78 carte, di cui 22 arcani maggiori o trionfi e i restanti 56 sono gli arcani minori. Nel corso dei secoli sono stati prodotti diversi tipi di mazzo, alcuni ispirati alla tradizione e altri totalmente rinnovati e ampliati. Ciò a cui faremo riferimento noi è il mazzo tradizionale e quello specifico di Marsiglia. Ultimamente ho acquistato anche altri mazzi perché ho notato che le simbologie, i colori e talvolta i nomi delle figure rappresentate sono diverse rispetto alle carte marsigliesi.
Toccheremo solo collateralmente gli arcani minori, perché non ne ho un'adeguata conoscenza. Tuttavia, una citazione sarà doverosa, in quanto esistono legami inconfutabili con i 22 arcani maggiori. I quattro semi, infatti, sono importantissimi anche in ambito cabalistico, ovvero quel corpo di studi diffuso nel mondo ebraico a partire dal VII secolo d.C. Si tratta fondamentalmente di un sapere sul quale, ovviamente, non ci addentreremo in modo approfondito, ma che sarà tuttavia necessario citare in relazione al linguaggio ottico e colorato dei tarocchi. Vi invito pertanto mercoledì 20 novembre presso l'Oasi Betella a venire a conoscere me ed Emanuela ascoltando quelle che per noi sono vision e mission del corso. Avrete modo di farci domande, chiarirvi le idee, risolvere dubbi plausibili e scambiare quattro chiacchiere in una serata di totale armonia. Vi ricordo anche che per partecipare alla serata sarà necessario iscriversi al form che trovate in basso.